Il caso Tercas è destinato ad entrare nei libri di economia, oltre che a cambiare la concezione europea dell'intervento a sostegno delle banche in difficoltà. Dopo 4 anni, infatti, la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea accoglie il ricorso dell'Italia, ribaltando la decisione dell'antitrust europeo. Nel 2015, infatti, la Commissione europea impedì l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi nel salvataggio della banca Tercas perché definito aiuto di Stato. Secondo le Corti europee, il Fondo ha agito in modo autonomo al momento dell'adozione dell'intervento a favore di Tercas e che la Commissione non abbia dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell'adozione della misura in questione. L'indicazione dell'antitrust europeo rispetto all'impossibilità di far intervenire il fondo interbancario, sempre nel 2014, ha costretto le autorità italiane ad optare per il burden sharing, sottostando quindi alle regole del bail-in per altre 4 banche, Etruria, Marche, Cariferrara e Carichieti. La decisione della Corte europea, quindi, avrà riflessi sull'intero sistema bancario e sulle prossime situazioni di difficoltà di altri istituti di credito, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Nel frattempo, la Popolare di Bari, che ha acquisito nel 2014 Banca Tercas, sostenuto dalla Banca Italia, si è detta soddisfatta della decisione del Tribunale dell'Unione Europea, ventilando una richiesta di maxi risarcimento da 1 miliardo di euro. Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, ha chiesto alla Commissione Europea il risarcimento per il rimborso dei depositanti, entro il limite di 100.000 euro per ognuno. Inoltre, il numero uno dell'Associazione Bancaria Italiana si è scagliato contro la commissaria europea Vestager, chiedendone le dimissioni perché, con le sue decisioni, avrebbe aggravato la crisi bancaria in Italia, mettendo in difficoltà migliaia di risparmiatori.